Ciao, sono Stefania Radman e questo è il podcast quotidiano di Varese News. Ecco le notizie dell'8 marzo scelte per voi. Nel 2020 la categoria più colpita dalla crisi economica causata dal Covid-19 è stata quella femminile. Secondo l'Istat, su 101.000 posti di lavoro persi nel 2020, 99.000 erano occupati da donne. Stando a un report internazionale sul lavoro delle donne e il Covid-19, un terzo delle lavoratrici si è licenziato per concentrare le proprie energie sulle incombenze familiari. Numeri da ricordare nella giornata internazionale delle donne, mentre noi abbiamo scelto di raccontare storie positive malgrado la pandemia, come quella di Lorenza Minonzio, che ha fatto della sua passione per la cucina sana un lavoro autonomo a fine 2019. Pochi mesi dopo si è ritrovata in lockdown, ma grazie alla rete di donne a cui è legata, il suo lavoro si è trasformato online e si è addirittura evoluto. Ci piace anche raccontare dell'ascito in memoria di Gabriella Sberviglieri alla Biblioteca Civica di Varese, 150 libri della sua collezione che hanno costellato il suo grande lavoro sui diritti delle donne. La situazione sanitaria in provincia è in peggioramento. Negli ospedali di Varese e Tradate in una settimana i ricoverati per Covid sono passati da 236 a 260. In terapia intensiva sono assistite 21 persone, mentre con la ventilazione artificiale sono in 28. Cresce anche la percentuale di accessi in pronto soccorso per patologie legate a sindromi respiratorie, che sono ormai il 15% del totale. Nei presidi ospedalieri di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, i degenti positivi al virus sono 20 in più della scorsa settimana, in tutto 151, di cui 8 in terapia intensiva. La decisione di chiudere tutte le scuole continua a lasciare strascichi. Sui cancelli delle scuole primarie dell'infanzia di Varese e provincia, per esempio, iniziano a comparire i disegni dei bambini, ma non sono arcobaleni. I colori sono tanti, ma il senso è un altro: protestare contro la chiusura delle scuole. Vengono appesi spontaneamente alla spicciolata e vengono anche postati sui social. Ci sono poi casi come a Sumirago, dove, oltre ai disegni, davanti alla scuola sono comparsi anche i genitori per portare testimonianza della difficoltà che gli ultimi improvvisi provvedimenti presi in Lombardia hanno determinato nell'organizzazione familiare. La richiesta dei genitori è quella di cambiare approccio sulla scuola. La sicurezza viene prima di tutto, spiegano le mamme di fronte ai cancelli dell'istituto scolastico, ma cerchiamo di capire insieme se la chiusura delle scuole per i più piccoli sia veramente la soluzione migliore che si poteva prendere. Dalle scuole però arriva anche una notizia più serena, a raccontarcela è Roberto Morandi. 5 anni fa erano partiti con 100 uova di Pasqua comprate insieme dai genitori dell'asilo e oggi le uova solidali delle scuole di Gallarate sono diventate oltre 2.000, destinate a 19 tra scuole primarie e scuole dell'infanzia della città e non solo. L'idea originale era di Emanuele Mulazzani, papà di due bambini e allora presidente dell'associazione genitori dell'asilo Collodi, periferia nord di Gallarate. Di anno in anno l'operazione delle uova di Pasqua e dei panettoni a Natale si è allargata man mano, toccando anche una mezza dozzina di scuole e asili in altri comuni circostanti. Le uova sono state acquistate da un unico produttore, vengono distribuite grazie ai comitati genitori e i fondi raccolti tra i genitori finanziano i progetti e le attività che ogni singola scuola promuove. In tempi di emergenza Covid è anche un canale per finanziare l'acquisto di strumenti digitali per assicurare la didattica a distanza anche ai bambini di famiglie in condizioni socio-economiche di maggiore sofferenza e così l'iniziativa comunitaria diventa anche occasione di solidarietà dal basso. Era questa l'ultima notizia del nostro podcast quotidiano che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify e YouTube.